rettore, sì, per il l'annoso problema dei locali di Fiera Vecchia. Qual è il quid? Cos'è venuto fuori, sì, da questo oggi incontro? C'è stato un incontro con il rettore, il prorettore, il dottor Pagni e i due direttori di dipartimento di scienze storiche e filologia, che appunto sono particolarmente interessati all'immobile Fiera Vecchia, che raccoglie un po' l'area umanistica, e quindi questi due dipartimenti di afferenza, proprio per trattare della questione Fiera Vecchia. Da mesi che si vocifera sull'eventuale dismissione, perché Fiera Vecchia è un'università in affitto, paga l'affitto ai conservatori riuniti, per cui dal momento che una direttiva ministeriale in un certo senso consiglia di lasciare i locali in affitto per sfruttare quelli di proprietà, appunto si vocifera questa dismissione. C'è stato un incontro proprio per prendere atto di quale possa essere la politica d'ateneo dell'amministrazione. Si è discusso un po' con varie riflessioni sui pro e contro di questa eventuale dismissione. Sicuramente noi studenti, sia come rappresentanti di Xena, ma sia la comunità studentesca affezionata al luogo, che non è solo un luogo di... È simbolico, ma garantisce degli standard qualitativi evidentemente elevati, perché la biblioteca di lettere ha una scaffalatura aperta che raggiunge il 72% ed è comunque ampliabile, perché in altri anni è stata anche dell'84%, considerando che la media di Siena, la media della scaffalatura aperta senese è il 50%, con l'incisione del dato di Fiera Vecchia ci si rende conto di quanto la scaffalatura aperta sia importante e preponderante. Questo è un fattore di fondamentale importanza, perché bisogna considerare... Cosa vi ha assicurato il rettore? Il rettore ci ha assicurato che si discuterà, che si aprirà un tavolo tecnico in cui evidentemente parteciperà anche la comunità studentesca e quindi anche tutte le persone che hanno interesse, sia dei dipartimenti sia dell'amministrazione, perché esistono probabilmente delle prospettive alternative alla dismissione di Fiera Vecchia, che provocherebbe dei danni alla qualità del servizio offerto. Almeno questo secondo. Quando il prossimo incontro? Quando vi riaggiornerete? Verrà istituito un tavolo tecnico. Si pensa che nelle prossime settimane verrà pensato a un tavolo tecnico, quindi a una data, quindi nel giro di, insomma, 15 giorni pensiamo di... Voi come Link Siena, sì, volete far lanciare un appello al rettore, all'università, noi, e a tutti gli interessati? Noi abbiamo già dato inizio alla rassegna Fiera Vecchia non si tocca, che è una rassegna di eventi all'interno dell'immobile, e siamo assolutamente propensi e pensiamo si possano attuare delle prospettive alternative. Questo è stato detto al rettore, c'è stata un'apertura in questo senso da parte dell'amministrazione, quindi una discussione di forse di poter anche rimanere nell'immobile. Noi cercheremo di portare questa voce. Sicuramente c'è un caldo movimento dietro questa questione, sentita sia dagli studenti sia dai docenti che ci lavorano e ci fanno ricerca. Quindi aspettiamo, cioè, siamo preparati a questi nuovi incontri e siamo chiaramente convinti che tenere Fiera Vecchia sia l'unica soluzione per mantenere uno standard qualitativo di un certo livello. Sì, assolutamente. Altrimenti diventerebbe tutto molto più dispersivo. Innanzitutto non c'è un progetto, quindi l'inesistenza di un progetto rende una discussione fumosa. Si parla di trasferimento al Santa Chiara, però il Santa Chiara è un immobile storico, ci sarebbero dei costi, dei vincoli storici per eventuali costi di abbattimento delle pareti, perché quella è una struttura comunque ricettiva, quindi ha una determinata proprio struttura, perché li alloggiano dottorandi. Quindi noi possiamo dire che la lotta continua, certo, la vostra campagna continuerà, certo, noi... come comunque voi vi batterete affinché Fiera Vecchia rimanga nelle mani degli studenti. Ovviamente, perché Fiera Vecchia non è per niente vecchia, non è solo una biblioteca, è un luogo, è un fulcro di vivacità, intellettualità, anche di missione di settori scientifico, insomma, di settori scientifici e umanistici, e vogliamo mantenere questa connotazione della nostra